adesso che lui salga è altresì in dubbio, perché andrà sicuramente a prendere un bel po' di voti da quello che era il suo serbatoio naturale di centrodestra, andrà a prendere sicuramente da Forza Italia. Quindi cioè, svuoterà ancora Forza Italia. Le dinamiche di voto dentro il centrodestra sono abbastanza, erano state abbastanza registrate anche dai sondaggi fin tanto che si potevano dare, quindi non è che siamo qua. Io raramente ho visto alleati di governo guardarsi così in cagnesco. Però non è vero che puoi dire raramente, perché la storia della cosiddetta Seconda Repubblica è segnata da divisioni dentro gli stessi schieramenti, dentro le stesse compagini di governo. Adesso mica vogliamo dire che dentro il centrodestra del PDL Berlusconi Fini erano rose e fiori, non mi dire che dentro il famoso Ulivo con gli scontri a lunghi coltelli tra D'Alema, Prodi e compagnia cantante. Quindi, tutti i governi che sono cascati, infatti, stai citando governi che sono cascati. Quando raccontiamo, però vedi qual è il problema? Che lì si erano già presentati uniti alle elezioni. Qui è innegabile che siamo di fronte a due forze diverse da un punto di vista dell'identità politica, del programma, due forze che si erano fronteggiate in campagna elettorale un anno fa perché una si presentava da sola, l'altra si presentava con il centrodestra. Abbiamo avuto bisogno di un contratto di governo per mettere in equilibrio i punti di contatto. E per un po' ha funzionato, mi sembra che funzioni molto meno. Per un po' ha funzionato. Quando ha funzionato ha riscosso il gradimento dell'opinione pubblica, tanto che sempre quei sondaggi dicevano che era un governo con un alto gradimento. Quindi quell'esperimento ha funzionato. Ti dico onestamente che un po' stiamo esagerando. Okay? Quindi chiediamo, io personalmente chiedo scusa ai cittadini, perché in quest'ultime due settimane abbiamo esagerato. I cittadini hanno problemi seri. A me piacerebbe un governo che pancia a terra risolvesse quei problemi, come è stato fatto prima. Prima, come stava andando il governo nel rispetto del contratto, era altamente positivo. Mi piacerebbe avere un orizzonte di legislatura che dura 5 anni. Se vogliamo farlo, più che volentieri. Se non si può fare perché ci sono altri schemi di gioco, ognuno poi si prenderà la propria responsabilità. Allora, prima di dare la parola a Giorgio Mulè, anche lui giornalista, passato dall'altra parte della barricata con Forza Italia, Francesco Borgonovo, firma della Verità, ve lo faccio un po' vedere come è funzionato questo strano consiglio di ministri in due tempi, il pomeriggio e poi sera, guardate. Piove a dirotto, è passata la mezzanotte e il consiglio dei ministri è appena finito. I membri del governo vanno via in silenzio, senza dichiarare. Un CDM di fuoco. Al centro due decreti delicatissimi, il DL sulla famiglia, voluto dai 5 Stelle, e quello sulla sicurezza bis, caro ai leghisti. Ed è su quest'ultimo che lo scontro si fa duro. Perplessità arrivano anche dal Colle, dice Conte, scatenando le ire del vicepremier leghista. Mi spieghi quali, replica Salvini, sto qui tutta la notte se serve. Il CDM è sospeso, il presidente del Consiglio riunisce i due vice con i tecnici del Ministeri. Alla fine la decisione è rinviata. Fonti leghiste fanno sapere, accolti gli ultimi suggerimenti, siamo certi che ci sarà approvazione in settimana, ma la tensione è innegabile.